Ha già un bel suono, sai? Stai facendo progressi. Ti eserciti molto a casa? Tutti i giorni. Mio padre lo sopporta a stento. Lui preferirebbe che io suonassi il pianoforte, ma in fondo è contento. Adora la musica per chitarra classica. Suoni un altro pezzo? Ha proprio ragione mio padre quando dice che la chitarra è uno strumento pieno di malinconia. Sì, io penso che sia vero. L'autentica musica per chitarra è malinconica e triste. Ha una predilezione tragica per le scadenze fatali. Non per i comuni chitarristi, però. Nemmeno per me. Ah, tu sei ancora una comune chitarrista. Ma che la musica della chitarra sia malinconica a me fa piacere. A giovedì. Buon ritorno a casa. Suona qualcosa. Mi piace uscire mentre suoni. Va bene. Ciao. Ciao. Aveva già aperto lo sportello? Sì, lo aveva già aperto. Ecco, molte grazie. Allora, prendiamo subito il... Lei dov'era quando ha sentito gli spari? Nella mia stanza. Ho sentito gli spari, sono corso alla finestra e ho guardato giù. Era già caduta a terra. Dalla finestra ha visto nessuno? Non ho visto nessuno, c'era un gran silenzio. Le pallottole l'hanno colpita alla schiena, forse saranno state sparate da laggiù. Do un'occhiata in giro. D'accordo, lei venga con me. Chi era la ragazza morta? Si chiamava Erta Kolk. Aveva 22 anni. Da 4 settimane veniva qui a lezione. Chitarra? Sì, sì, chitarra. Veniva 2 volte alla settimana. Il lunedì e il giovedì. Avanti, si sieda. Ha avuto un comportamento diverso dal solito oggi? Ci pensi un po'. Era agitata, nervosa? Le ha parlato di questioni private? Le ha fatto qualche confidenza? No, no, era come sempre. Com'era sempre? Gentile, cordiale. Piena di vita. Insomma, davvero simpatica. Lei non ha alcuna spiegazione per quello che è avvenuto là fuori? No, proprio nessuna. Neanche un'ipotesi? No. Sa, per me è proprio come se mi si fosse rovesciato l'universo addosso. Già. Capisco. Stefan, per favore, vieni qui. Sì. L'omicida deve avere sparato da questo punto. Almeno noi abbiamo trovato qui 2 bossoli. L'uomo là dentro è completamente sconvolto. Mi dia il 26-28-12, per favore. Vorrei parlare con il signor Kolka. Polizia criminale. È successo qualcosa? Mi dice chi è lei? Sono la signora Roland, la governante. Posso parlare con il signor Kolka? Dovrebbe rientrare tra mezz'ora. Per favore, mi può dare l'indirizzo? Va bene, grazie.
Bella la casa del padre. Produce articoli di cancelleria. Ah già, Kolka, il nome è famoso. Buongiorno. Sì. Lei è la signora Roland? Sì, sono io. Signora Roland, le ho telefonato poco fa. Il signor Kolka è già arrivato, si accomodino. Grazie. Prego. Grazie. Sono i signori della polizia? Sì. Buongiorno. È morta? Sì. Così mia figlia è stata davvero uccisa. Ecco, me lo ha detto il maestro di musica, mi ha appena telefonato. Prego, lo dico. Mi ha detto che le hanno sparato nel suo cortile mentre stava salendo in macchina. Sì, infatti. Sapete chi è stato? No, non ancora. L'omicida è sconosciuto per il momento. Le indagini sono in corso. Ma chi può essere stato? Chi? E perché mai? Mi scusi, sono davvero fuori di me. Non riesco a credere che sia vero. Adesso dov'è mia figlia? L'hanno trasportata all'istituto di medicina legale. Creda, mi dispiace. L'ha disposto il giudice. L'ha disposto il giudice. Chi ha potuto uccidere mia figlia? Chi? Questa è la sua stanza. E signora Roland? Mi scusi. Sì, sì. Io non posso. Mi dia 10 minuti. Lei è la mia governante. Faccia vedere ai signori la stanza di Erta. Signora Roland? Sì. Vorrei farle qualche domanda, così in generale, circa la ragazza e la famiglia. Il signor Kolka è sposato? Lo era. La signora Kolka è morta 5 anni fa. Quanti figli hanno avuto? Erta era l'unica figlia. Chi altri vive in questa casa? Nessuno. A parte me, naturalmente. Ha un'idea su chi avrebbe potuto avere qualche interesse nell'uccidere quella ragazza? Non lo so, mi creda. Allora mi descriva un po' Erta Kolka. Buona, affettuosa, vivace, intelligente e sensibile. Scriveva poesie, dipingeva, amava la musica. Voleva imparare a suonare la chitarra. Lavorava persino nell'azienda. Amici? Ah, troppi per contare. Buoni amici? Ma chi è in grado di dire che cos'è un buon amico? Già. È molto difficile, grazie. Ah, è lei. Non credo che potrò esserle di molto aiuto per le sue indagini. Non riesco a mettere insieme nessuna idea. La mia bambina è morta davvero? Sì, purtroppo. Che cosa farete per trovare l'assassino? Tutto, signor Kolka, tutto. L'omicida è da ricercarsi tra i conoscenti di sua figlia perché sapeva esattamente quando e dove prendeva lezioni di chitarra. Aveva un carattere molto aperto. Conosceva. Lei conosceva moltissima gente. Era ben disposta verso tutti. La gelosia di qualcuno potrebbe essere un movente. Aveva un fidanzato. No. Le sue idee in proposito erano molto sensate. Per lei le persone erano troppo interessanti per legarsi subito a una sola. Gelosia. È fuori discussione, mi creda. Possiamo prendere qualcosa dalla camera di sua figlia? Diari, corrispondenza, appunti, fotografie. Sì, sì. Prendete quello che volete. Lo suonava continuamente.
come se non le bastasse mai. Sembra che sia qui. Sua figlia aveva una particolare predilezione per questa musica? Amava tante cose, le più disparate. Era una persona entusiasta della vita. Ho sentito che Erta è morta. L'avrebbero ammazzata. Non può essere vero. È assurdo. Dio mio. Perché non mi rispondi? Dimmi che sono impazzito. O che è pazzo che me l'ha detto. Chi gliel'ha detto? Un mio amico giornalista mi ha telefonato dicendo... Erta è morta, ma non è vero. Sì, sì, è vero. Stava uscendo dalla solita lezione di chitarra e le hanno sparato. È incredibile. Ma lei chi è? Polizia criminale. E lei? Chi è questo signore? Questo è mio nipote Ralph. Io e mio fratello siamo i titolari della ditta e lui lavora nel mio ufficio. Sì. È terribile. Chi può essere stato? Le potrei parlare da solo? Sì, prego. Sono sconvolto. Sono salito subito in macchina e sono corso qui. Chi può essere stato? Ancora non lo sappiamo. E i testimoni? Non si può sparare così a una persona per la strada. Ci deve essere qualche indizio. Scusate. Certo. Prego. Lei non abita in questa casa? No, no, questa... Questa è la casa di mio zio. Io abito con mio padre. La nostra casa è quella accanto. Basta attraversare il giardino. Quando ha visto sua cugina per l'ultima volta? Stamattina avevamo una stanza insieme. In ufficio, per l'esattezza. Io mi occupavo delle vendite, lei degli acquisti. I suoi rapporti con lei? Rapporti? Sì, l'ispettore vuole sapere in che rapporti eravate. Era una ragazza davvero fantastica. Erta, se non fossi mia cugina ti sposerei subito, le dicevo. E a un tratto non c'è più. È una cosa assurda. Non riesco ancora a crederci. Già. Sa che genere di amici avesse? Ne aveva tanti. Mi vuol dire il primo nome che le viene in mente? Sono così tanti. Usciva quasi tutte le sere. Conosceva anche quel giornalista, quello che mi ha informato. Si incontravano quasi sempre a Schwabing. No, non ho tempo ora. Richiamami dopo. Vorrei farvi capire quanto sono addolorato. La cara Erta non c'è più. Signor Kobe, conosceva bene Erta Kolka? Meglio di quanto io conosca voi. Noi tre, infatti, ci vediamo oggi per la prima volta. Lavoriamo in campi troppo diversi. Io mi occupo del lato allegro di Monaco e voi di quello triste. Si è espresso in un modo carino. È la verità. Io mi occupo della cronaca rosa del giornale e non mi prende troppo tempo. Ma penso che vogliate sapere qualcosa di più preciso da me e io da voi. E qui sotto abbiamo un caffè accogliente. Vogliamo andarci? Buono. Conosco molto bene quella gente. Tutta la cricca di Monaco. Sono sempre gli stessi. Ma la piccola Kolka era una cosa diversa. Come mai era diversa? Forse perché cominciava proprio ora a vivere, a fare esperienze, a guardarsi intorno. Cosa prendono? Un caffè. Sì, un caffè. Tre caffè. Bene. Di quali esperienze parlava? Non parlo delle esperienze di Schwabing. Intendo dire che ogni cosa le interessava. Era interessata a tutto e a tutti. Quella ragazza l'ha colpita, mi pare. È proprio così. Ora che ho la triste occasione di riflettere su di lei, capisco che mi ha colpito.
Cosa può dirmi la polizia sull'omicida? Supposizioni? Qualche sospetto? Beh, noi sappiamo solo che l'omicida conosceva Herta Kolka. Lo dobbiamo ricercare tra i suoi conoscenti. Era cara a tutti quelli che la conoscevano. Ne sono certo. E ci può dire chi sono quelli che la conoscevano? Beh, stasera, se volete, ve li mostro. Di solito io comincio qui il mio giro notturno. Guardo se c'è la cricca. In genere passano tutti da qui. Gliel'ho detto che tanto sono sempre gli stessi. Mi trova cinico? Lo chiedo a lei. Non sempre, dipende. Ehi, ciao, Kobe. Di un po', la Kolka è morta, è vero? Le hanno sparato. Come lo sapete? Ne stanno parlando tutti. E dicono che le hanno sparato mentre suonava la chitarra. No, no, non è così. Il caso è ancora da risolvere. Sono amici di Herta. L'omicida non è da ricercarsi qui. È stato qualcuno di voi? Di, ma sei matto? Se n'è reso conto anche lei. Sono tutti abbattuti. Di solito invece sorvolano su queste cose. La morte di qualcuno è un argomento sul quale si sorvola quasi sempre. Non l'ha mai notato, ispettore? Non ha del tutto torto. Ah, ecco Grechko. Lo conosce, vero? Io vivo di lui e lui vive di me. In realtà lui vive dei soldi che gli ha lasciato in eredità il padre. Anche lui conosceva la Kolka. Kobe, puoi venire un momento? Sento già che avrò la mia storia stasera. E vogliate scusarmi? Certo. Ciao, Rocco. Che succede? Perché non scendi? Sali. Volentieri, Rocco, ma mi aspettano un paio di amici della polizia. Ti ho detto di salire. Herta è morta. L'hai già saputo anche tu? Da non crederci, qualcuno le ha sparato. L'hanno colpita alla schiena. Ma chi è stato? Non lo so. Sto andando in giro con la polizia. Vogliono vedere i suoi amici. Potrebbe essere stato uno di loro. Falli venire da me. Chi vuoi che venga? Non mi hai detto che sono poliziotti? Sezione omicidi. Voglio parlare con loro. Come vuoi, Rocco. D'accordo. Rocco vi vorrebbe parlare. Dice se lo potete seguire in macchina. Per andare dove? A casa sua, non è lontana da qui. Rocco è sconvolto. Facciamogli questo piacere. Accomodatevi. Ditegli cosa volete bere, abbiamo tutto. Io credo che prima ci dovremmo presentare, questo è il signore... Non ce n'è bisogno, so già chi siete. Sezione omicidi. Accomodatevi dove volete. Fa davvero freddo. Alfred, il camino. Io proprio non riesco a immaginare come si possa sparare a una donna. Nella schiena. Infatti, nella schiena. Ha gridato? No, è morta sul colpo. Ma come fa a saperlo? Era presente? No, di certo. C'è la dichiarazione del maestro di musica. Quando ha sentito lo sparo è corso subito alla finestra e l'ha vista per terra. Era già morta. Cosa fai l'impalato? Porta lo champagne. Herta ed io abbiamo parlato della morte proprio qualche giorno fa. C'era qualche motivo? No, nessun motivo in particolare. Ne abbiamo parlato insieme perché io ne parlo spesso. La morte. Mi dà da pensare la morte. È la fine. La fine di tutto. Lei non mi capì per niente. Non aveva dedicato mai un pensiero alla morte. Non ci aveva riflettuto neanche un secondo. E adesso invece. Allora, questo fuoco. Lo sto accendendo. Prego. Ho già chiesto di servire lo champagne? Sì, l'ha detto un attimo fa. Per lei la morte non aveva senso. Anche questa è una cosa che ha già detto. Ho una notizia per te. Se credi puoi usarla. Le ho chiesto... Vuoi sposarmi? Gliel'ho chiesta all'improvviso. Così, da un secondo all'altro. Una decisione sulla quale non avevo riflettuto. Le ho detto che mi rispondi se ti chiedo di sposarmi. Che cosa ti ha risposto? Ha solo riso. In una maniera... che non mi ha offeso minimamente.
Glielo chiederei ancora una volta se fosse ancora viva. Come ti stavo dicendo. Prego, si accomodi. Grazie. Questa è una giornata diversa. Ma lo sa che solo oggi me ne sono reso conto. Stamattina. Perché lei non è venuta qui. Non verrà mai più. Io ieri ero completamente sconvolto, ma in modo superficiale. Solo ora so che cosa è successo. I fiori ce li ha messi lei? Sì, 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 io certo. Prego, prego, venite. Non creda che io oggi mi senta di lavorare. Vendite e acquisti non lavorano oggi. Dov'è suo zio? Non è venuto, ha telefonato. Non si sente bene. Già. Conosce Grechko? Rocco Grechko? Non è quel miliardario pazzo? Sì, lo conosco. Lo sa che anche sua cugina lo conosceva. È molto bene, sembra. Lei conosceva tutto il mondo. Non mi stupisce affatto. Le ho già detto che le rose erano i suoi fiori preferiti. È strano come il dolore venga a ondate, insopportabile a un tratto, e poi di nuovo si allontana. È la prima volta che fa questa esperienza? Venite pure. Entrate. Questa musica. Chi ha messo questo disco? È tutta la mattina che lo suona. Signor Kolka! È andato di là da suo fratello. Aspettate un attimo. Come lo trovi? E tu come lo trovi? Non si comporta come una persona normale. Forse. È andato di là, da mio padre. Il cancello è aperto. Vi ho detto che i giardini sono confinanti? Sì, sì, ce l'ha detto. Ah. Questo è sempre stato aperto. Da quando eravamo piccoli. Beh, io voglio dire. Io le volevo molto bene, fin da bambino. Anche oggi mia moglie è gelosa di lei. Ah, è sposata. Gliel'avevo detto, no? Non gliel'avevo detto? No. Lei è l'infermiera di mio padre. Venite con me. Ah, eccoti qua. I signori sono venuti in ditta. Vogliono parlarti. Buongiorno, signor Kolka. Buongiorno. Prego. Sono venuto di qua per dire a mio fratello che cosa è successo. Tu non gliel'avevi detto? No, gliel'hai detto tu. Sì, ho tentato. Avrà capito. Mio padre è malato, ha bisogno di assistenza continua. È impossibile parlare con lui. È vero, è così. Ma io volevo parlare con qualcuno. Non ce la facevo più a stare di là da solo. Questa è mia moglie Carmen. I signori sono della polizia. Buongiorno. Buongiorno. Erano venuti in ditta, ho comprato delle rose e le ho messe sulla sua scrivania. Hai fatto bene. Mio marito era particolarmente affezionato a sua cugina. Gliel'avevo già detto io. Posso offrirvi qualcosa? No, no, grazie. Noi siamo qua solo per cercare di capire meglio Herta Kolka. La sua vita, il suo carattere. Il carattere? Mia moglie la trovava piena di vita, capace di entusiasmarsi come me. Ritengo che tu stia un po' esagerando, ma era una ragazza attraente. Davvero innocente. È fuori dubbio. Era incapace di fare del male. Questa è una cosa certa. Io non la penso così. Incapace di fare del male. Nessuno può evitarlo. Suo fratello è malato, mi stava dicendo. Sì. Da tanti anni.
Vive al piano di sopra. Ha bisogno di assistenza. Posso affermare che l'assistenza non gli è mai venuta a mancare. Sì, capisco. Potrei vederlo un momento? E perché? È inutile. Non si può parlare con lui, è malato psichicamente. Lo vorrei vedere lo stesso. Se vuole. Carmen. Prego. Grazie. Rimani qui. Signora, lei è un'infermiera diplomata? Sì, ispettore. Sono entrata in questa casa come infermiera. Quando è stato? 3 anni fa. Il suo paziente è chiuso a chiave. È una misura che abbiamo adottato. È necessaria, purtroppo. Signor Kolka. Signor Kolka. Non mi sente? Certo che la sente. Non ha esperienza di malattie psichiche, ispettore? No. Sente tutto, ma nel suo cervello non vengono elaborati i dati che raccoglie. Quindi non può parlare con lui, non in questo momento, comunque. Può avere anche degli istanti di lucidità, ma sono rari. E quando ha quei rari istanti di lucidità, può essere aggressivo? Può capitare. Tutti noi ogni tanto siamo aggressivi. Così potremmo anche dire che lui è normale. Normale? Che rapporti ha con il resto della sua famiglia? Un malato mentale non può più avere rapporti con nessuno. Rapporti normali, intendo. Non le sembra logico? Logico? E in questo campo lei, signora, ha una preparazione specifica? Io sono una normalissima infermiera diplomata. Le dispiace dirmi dove ha preso il diploma? A Buenos Aires. Sono nata lì, da genitori tedeschi. E com'è arrivata in questa casa? Tramite un'inserzione. I Kolka cercavano un'infermiera. Ah, sì, naturalmente. E poi ha sposato Ralph Kolka. Sì. Grazie. Se non chiude, il suo paziente esce dalla stanza? È già successo qualche volta. Quante volte? Ogni tanto. Si è verificato qualche incidente quando è uscito? No. È arrivato Hans. Posso entrare? Disturbo? Sai cos'è accaduto? Sì, per questo sono qui. Carmen mi ha avvisato. C'è la polizia. Buongiorno. Buongiorno. Si sa chi può essere stato? No, no, no. Prego, vieni. Noi non vogliamo disturbare oltre. Arrivederci. Arrivederci. Ci sono novità? Nessuna. Non si trova il movente? Da nessuna parte. Forse è qualcuno della famiglia. A chi pensi? Al nipote. Perché il nipote? Si comporta in modo strano. Mi è sembrato insicuro, agitato, nervoso. Sì, sì, hai ragione. Ha perfino riempito la scrivania di rose, hai visto. E sua moglie che cos'ha? Che cos'ha in che senso? Mi è sembrata insicura anche lei. Nervosa direi, ma in un modo diverso. In che modo? Spiegati. È una sensazione. Tutto in quella casa mi sembra un po' strano. Ralph Kolka è sempre agitato, esaltato, non so. Sua moglie è misteriosa, enigmatica. È quell'uomo lassù nella sua stanza che bisogna chiudere a chiave? Sì, lo so. È strano. Senti, Harry, il fratello di Carmen Kolka si chiama Hans, mi pare. Ti sei informato? Fa il cameriere in un ristorante. Oh,
Ottima cucina, vero? Sì, davvero ottima. Oh, salve. Buonasera. Buonasera. Venite per me o volete mangiare? Veniamo nel momento meno adatto, non è vero? Adesso c'è ancora confusione, ma tra una mezz'ora ce ne sarà sicuramente meno. Bene. Volete mangiare qualcosa? Sì, volete. Qui c'è la carne migliore del mondo, venite. Ecco qua, grazie. Ora va meglio, la confusione è passata, posso sedermi? Ma certo. Grazie, mi ordino qualcosa anch'io. Eric? Sì? Puoi portarmi del vino rosso? Subito. Grazie. Dovete farmi delle domande? Sì. Sì, dunque, si tratta della famiglia Kolka. Già, capisco. Non sapete dove cominciare a cercare l'omicida e il movente. È giusto cominciare dalla famiglia. Che volete sapere? Cominciamo da un punto qualsiasi. Che ne pensa di suo cognato? Ralph, un caro ragazzo. Abbiamo l'impressione che sia un po' affettato, esaltato. Perché è così? Lei lo conoscerà sicuramente bene. Chi può conoscere bene una persona? Le persone sono imprevedibili. Prego. Grazie. Ma ho capito cosa vuol dire. Posso solo ripetere che è un bravo ragazzo. Non è certo una volpe. Se non avesse suo zio e la fabbrica, sarebbe triste per lui. Com'erano i rapporti fra lui e sua cugina? So che erano molto uniti, ma più di questo non posso dire. Un rapporto non comune. Erta era, come dire, innocente e imprevedibile. E mi saprebbe dire se c'era qualcuno che la frequentasse assiduamente? Svolazzava qua e là a Schwaben, come una farfalla. Conosce Grechko? Rocco Grechko? Credo che si chiami così. Sì, lo conosco. Quel miliardario che i miliardi rendono tanto triste. Ho servito una volta da lui. Mi ha dato una mancia favolosa. Ah, sì. Abbiamo finito. Ah, avrei ancora una domanda. Lei è argentino? Sì. Quando è venuto in Germania? 6 anni fa. Insieme a sua sorella? Sì, con mia sorella. Perché vi siete trasferiti? La situazione in Argentina era diventata insostenibile. Sì, certo, capisco. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Abbiamo una festa in corso. Posso domandare a Rocco se ha un momento per loro? Sì, glielo chieda, per favore. Guarda che confusione. Sembra proprio che si divertano. Che aveva detto Hans? Che questo è un miliardario reso triste dai miliardi, ma è una teoria che non mi convince molto. Il carattere triste di un uomo è un fatto naturale, in genere. Buonasera. Buonasera. Ma perché non siete entrati? Non vogliamo disturbarla. Ma che disturbo? Ho invitato qualche amico stasera. Mi sono detto, Erta è morta, e così io invito tutti quelli che la conoscevano. Ho organizzato una festa per lei. La festa per una morta. Prego. Sapete? Solo ora capisco che cosa ho perduto. Non riesco più a star solo. Così, ogni giorno spedisco in giro il mio autista alla ricerca di qualcuno da portarmi a casa. Ma non serve a niente. Non mi aiuta affatto. Albert, prego, servitevi. Non volete bere con me un bicchiere alla memoria di Erta? Su, avanti, fatemi questo piacere. A Erta. Voi che ne dite, è vero? Che con la morte si diventa più furbi. E sembra strano, ma dicono che è così. Non li sopporto più. Adesso li rimando tutti a casa loro, fuori. Basta! È finita! Non avete sentito? Fuori! Non vi sopporto più! Fuori di qui! Fuori, fuori! La prego, metta quel disco. Scusi? Lei sa quale dico, per favore. Thank you.
la musica di Erta. Una ragazza così giovane e una musica così triste. Una volta ha portato qui un parente, un cameriere argentino, credo. Sentendo questa musica se ne stava silenzioso. Io gli ho chiesto, a che cosa pensa? Sa che cosa ha detto lui? Alla morte. E non si è spiegato meglio? Qualcuno della sua famiglia è morto in Argentina, se non mi sbaglio. Volete vedere mio zio? Sì. Non c'è. Da quel giorno non esce più di casa. Lascia decidere tutto a me. Non l'aveva mai fatto. Anzi, mi aveva sempre escluso. E io mi irritavo molto. Adesso lo ammetto. Sì, sì, mi irritavo. Adesso lo ammetto. Prego. La ringrazio. Vedo che ha già fatto portare via la scrivania. Sì, sì, sì. Quando ho visto i fiori appassire, mi è sembrato che fosse morta un'altra volta. Signor Kolka, mi dica, lei è mai stato a casa di Grechko? Sì, ci sono stato una volta con Erta e con mio cognato. L'argentino? Sì, lui serviva là. Sa che fa il cameriere? Sì, sì, lo so. Lei che ne pensa di Grechko? Un tipo folle. No. E Grechko e sua cugina, in che rapporti erano, secondo lei? Vede, io so cos'è che l'irritava. Il fatto che Erta non gli corresse dietro come tutte le altre. Lui poteva comprare chiunque volesse. Ma non lei. Lo ha conosciuto? Mm-hmm. Come ha detto lei, sembra un tipo folle. Senta, io ci sto pensando adesso. Scusi se mi permetto. È un'idea che mi viene in mente ora. È stato lui. No, 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 no. Grechko ha un alibi. Ma può comprarselo! Ah, sì. Oh. Mi dica, cosa ha suo padre? Che tipo di malattia è la sua? Quali sono i rapporti fra lui e il resto della famiglia? Mio padre ha perso la ragione, l'ha visto anche lei, no? Siamo costretti a tenerlo chiuso in quella stanza, la chiave ce l'ha mia moglie. Una ce l'ho anch'io. Sì, ma immagino che sarà controllato da un medico, sicuramente. Mi vuol dare il suo nome e l'indirizzo, per favore? No, no, non posso deciderlo io. Mio zio dice che non dobbiamo parlare del suo stato con gli estranei. Mm-hmm. Ha un motivo particolare per dirlo? Immagino di sì. Sì, sì, lo penso anch'io. Allora mi faccia parlare con suo zio, sia gentile. Sì, Kolka. Sono Derrick, signor Kolka, buongiorno. Ho bisogno di parlare con il medico di suo fratello. Per favore, mi dà il suo nome e l'indirizzo? Vuole parlare con il medico? La sua richiesta mi sorprende davvero. Un momento. Signora Rowland? Mi scusi. Sono solo in casa, vado ad aprire la porta. Cosa dice? È solo in casa, è andato ad aprire la porta. Pronto? Pronto? Signor Kolka? Signor Kolka? Che succede? Risponda, signor Kolka! Proviamo dalla porta di servizio. Signora Roland, venga, presto! Cos'è successo? Avanti, presto, apra! Sì. Si fermi. Non si muova da qui. Non toccate il telefono. Ci sono impronte. Non si trattava solo della ragazza. Il movente riguarda anche quest'uomo. Lei rimanga qui. E lei chiami la scientifica. Sì. Andiamo, Harry.
deve tenerlo fermo. Devo fargli un'iniezione. Signor Kolka, che cosa è successo? Risponda. Risponda, la prego. Signora Kolka, cos'è successo? Deve dirmi quello che è accaduto qui. Perché il signor Kolka urlava in quel modo? Mi ascolti, hanno ucciso il fratello di là nella sua casa. Ora voglio sapere esattamente che cosa è accaduto qui. Ah, forse capisco. Lui ha trovato la porta non più chiusa a chiave ed è andato di sotto. Io non lo so. Dov'era lei? Dov'era in quel momento? Io non lo so. Ho in cura il signor Kolka da molti anni. Il suo stato mentale richiederebbe il ricovero immediato in un istituto psichiatrico. Non c'è più nulla di coordinato in lui. Le capacità di capire, di riconoscere, sono perdute, senza alcuna speranza di recupero. Professore, io devo sapere se può essere sospettato di omicidio, di doppio omicidio. Credo che la capacità di compiere un delitto l'abbia sia una persona normale sia un malato di mente. Che cosa avrebbe fatto? Prego. Grazie. Io devo accertare se lui, sia con, per odio o per altri motivi, possa aver ucciso la nipote e il fratello. Come lo avrebbe fatto? Armato di pistola. Ne aveva una? Non l'abbiamo trovata. Ha familiarità con le armi. Non siamo riusciti a chiarire neanche questo, purtroppo. Naturalmente ci sono attitudini che il malato può conservare intatte e la familiarità con le armi può essere una di queste. Dove e come avrebbe commesso il delitto? Ecco, professore, dovrebbe essere uscito di casa evitando di farsi vedere. Avere a disposizione un'automobile guidandola lui stesso. O prendere un taxi, un tram o un altro mezzo per raggiungere il luogo del primo delitto. E dovrebbe essere giunto sul posto a un'ora precisa per nascondersi dietro una staccionata, per esempio, e colpire la vittima. No, 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 assolutamente escluso. Quello che lei sta dicendo presupporrebbe una tale quantità di procedimenti logici che il mio paziente non ha più. Questo mi basta, la ringrazio. Professore, lei conosce anche il figlio del suo paziente? Sì. Qual è il giudizio che ne darebbe? Un soggetto psichicamente vulnerabile, direi. Ah, anche Ralph Kolka sarebbe, a suo giudizio, psichicamente malato? Non volevo dire questo esattamente. Credo però che potrebbe diventarlo prima o poi. Questa mia opinione è importante per lei? Beh, non lo so ancora. Conosce anche sua moglie Carmen, che fa da infermiera al suocero? Sì, una donna sei in gamba, che ha avuto una vita difficile. Sa da dove viene? Dall'Argentina. I suoi genitori, all'epoca della dittatura militare, furono rapiti. Buonasera. Oh, buonasera. Sembra che il nostro locale vi piaccia. E abbiamo anche mangiato molto bene. Ora però vorremmo parlare un po' con lei. Non scegliete davvero il momento più opportuno? Non abbiamo fretta. D'accordo, vi do il tavolo dell'altra volta. Grazie. Seguitemi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Beh, parlate subito. Mi avete incuriosito. Incuriosito? E perché? Ma come? Non volevate parlare con me? Il signor Kolka è stato ammazzato. Sì, lo sapevo già. Me lo ha telefonato mia sorella. E che cosa le ha detto? Che avevano sparato a Kolka in casa sua e che l'assassino probabilmente era entrato dalla porta del terrazzo che era aperta. In un certo modo ero presente. Presente? Kolka stava parlando al telefono con me e ha detto: vado ad aprire la porta. E poi... e poi ho sentito sparare. Sembrerebbe impossibile. Circa una mezz'ora dopo siamo andati a trovare suo fratello. Sì, mia sorella mi ha detto anche questo.
Non so il perché, ma era molto agitato. Abbiamo dovuto aiutare sua sorella che tentava di calmarlo. Già. Quello è un pazzo furioso, mi scusi l'espressione. Ma è proprio così. Sua sorella era uscita un momento da casa? Sì, per fare acquisti. Già. Senza neanche preoccuparsi di chiudere a chiave la camera del suo paziente. Sono cose che possono succedere. Cose che possono succedere, come no. Ora le faccio una domanda. Ritiene che il delitto possa essere stato commesso dall'ammalato? Sì. Perché no? Abbiamo fatto questa domanda anche a sua sorella. Che vi ha detto? Ha detto sì e no. Sì e no. Dovrebbe averla un'opinione precisa. Lo conosce bene, vive sempre con lui. Non cambierà mai. Non è stata mai capace di avere un'opinione personale. Ma è una cosa che può succedere. A chiunque può succedere? Sì. Quando si soffre si diventa insicuri. Non capisco. A che cosa allude? Lo sapete da dove veniamo? Sì, certo. Dall'Argentina. Là avete perduto i genitori, vero? Appunto. Perduti in un modo che voi non potete neanche immaginare. Lasciatemi in pace adesso! Che cosa gli succede? Perché scappa così? Forse perché non riusciva a tollerare le nostre domande. Stava aspettando me? Sì. Perché? Avevamo incominciato a parlare e improvvisamente lei non ha voluto più continuare. È già molto tardi, ma io conosco un bar che deve essere ancora aperto. Venga. Che cosa facevano i suoi genitori a Buenos Aires? Possedevano un albergo. Non solo, oltre all'albergo gestivano anche una fattoria e alcuni allevamenti. Possedevano tante di quelle terre che lei non riuscirebbe neanche a immaginare. Ve la passavate bene, dunque? Sì, molto bene, anzi. Eravamo pienamente soddisfatti della nostra vita. Andavamo tutti perfettamente d'accordo, in piena armonia. E poi tutto questo è stato brutalmente distrutto. Ha mai vissuto lei un simile? Un momento, un momento. Sta parlando della dittatura militare, vero? Sì. Ha avuto qualche problema? E i suoi genitori? Buonasera. Buonasera. Che cosa desiderano? Grazie, un caffè. Due caffè, prego. Subito. Sì. Alcuni oppositori del regime si incontravano nel nostro albergo, ma i miei genitori non lo sapevano. E vennero arrestati, immagino. Sono spariti improvvisamente. Sì, saranno stati arrestati. E poi non siete più riusciti a sapere niente di loro? Già. I due caffè. Grazie. Grazie tante. Sì, lasci. Sì, grazie. Prego. Da mio padre volevano farsi dire quali fossero gli argomenti di quelle riunioni, ma lui non lo sapeva. E come poteva saperlo? Poi l'hanno messo su un aereo e l'hanno buttato in mare. Mia madre, ho potuto rivederla solo dopo molti anni, quando aprirono le fosse comuni. Mi accorgo di essere molto stanco, ispettore. Buonanotte. Li ha ammazzati lui. Harry, li ha ammazzati lui. Hans Mahler è l'assassino di Herta Kolka e di suo padre. Sì, sì, capisco. Tu dici che è stato Hans. Ma perché l'avrebbe fatto? Per essere stato lui dovrebbe aver avuto un valido motivo. E quale? Io non ne vedo nessuno. Harry, stammi bene a sentire.
Apparteneva ad una famiglia assai ricca in Argentina, è il primo elemento, ed è un elemento di grandissima importanza. Dunque, la situazione sociale e quella familiare avevano un equilibrio perfetto e lui viveva questo equilibrio come naturale. Lo considerava un ordine naturale al quale è stato strappato di colpo in modo brutale e spietato per una legge arbitraria e al di fuori di ogni ordine. E vi è stato strappato con l'omicidio compiuto contro i suoi genitori. E allora? Allora? Non sarebbe questa la prima volta che una vittima diventa un assassino? Di innocenti? Ma non ha alcun senso. Harry, alberghi, terre, una fattoria così grande che non possiamo immaginarci, fabbriche, case, un patrimonio immenso. Ha perduto tutto. Allora? Si sarà voluto rifare di quello che gli hanno sottratto. Sottratto in modo tale da risultare terribilmente assurdo. Assurdo da sembrare quasi irreale. Se l'omicidio dovesse legittimare l'omicidio, è l'ingiustizia patita una nuova ingiustizia? Che cosa accadrebbe? La fine di tutto. Si accomodi. Grazie. Non ho molto tempo. Tutto è ricaduto su di me. Ora che mio zio è morto, non riesco a portare avanti tutta l'azienda da solo. Ha fatto riportare qui anche l'altra scrivania, vedo. Sì, per mio cognato. Dice di volermi aiutare. Come cameriere era sprecato. La sua era una famiglia importante. Lui è pratico di affari. Io sono contento che mi aiuti. Come sta sua moglie? Non molto bene. La morte di mio zio l'ha colpita profondamente. È a casa adesso? Non si sente di uscire. Lei conosce il genere di rapporto che c'è tra sua moglie e il fratello? Vanno d'accordo? Vanno molto d'accordo. Forse anche perché hanno perduto in modo tragico il padre e la madre. Sono molto legati. Già, capisco. Mi stava dicendo che sua moglie non si sente molto bene oggi, vero? No, non si sente affatto bene. Buongiorno. Buongiorno. Come mai è qui? Sempre il solito motivo. Sto indagando su due casi di omicidio. Ho saputo che lei non fa più il cameriere. Infatti, mio cognato mi ha chiesto d'aiutarlo. Lei non sa che io ho un'ottima preparazione nel campo commerciale. Oh, sì, invece, l'ho saputo. Le sarà senz'altro utile adesso. Arrivederci. 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 Perché è venuto qui? Mi ha chiesto di Carmen. Torno subito. Come stai? Carmen, ascoltami. Io adesso mi devo fidare di te. Tu me lo devi promettere. Carmen, promettimelo. Carmen. Che succede? Niente. Devo andar via. Deve esserci. Ho saputo che non si sente tanto bene. Stia seduta. È stato suo fratello a uccidere Herta Kolka e suo padre, non è vero? Ah, ha fatto in fretta, vedo.
Carmen è stata sempre molto forte. Ma non questa volta. Venga! Proprio di avere bisogno di una risposta. You know.